Salve, cari ascoltatori e ascoltatrici di ogni tempo e ogni spazio. Ben ritrovati nella seconda puntata della rubrica di video esclusivamente acustici sull'autodifesa contro l'ingegneria sociale e le tecniche di propaganda, in compagnia del sottoscritto, uomo d'altri tempi. Iniziamo subito questo nostro odierno incontro riepilogando quanto visto nella puntata precedente, nella quale abbiamo delineato i metodi principalmente impiegati dai persuasori per approcciare uno sconosciuto e stabilire con esso un iniziale legame di fiducia, che verrà poi sfruttato per avanzare la richiesta che desiderano venir soddisfatta da tale interlocutore. Tra le varie metodologie esaminate, abbiamo concluso esaminando 8 dei 10 principi per stabilire un legame di fiducia ideati dall'ingegnere sociale Christopher Adnaghi, lasciandone due da affrontare poi nel dettaglio in puntate successive, vista l'importanza che rivestono nel campo della propaganda. In questa, che andrete ad ascoltare, affronteremo il principio dell'altruismo reciproco e ne evidenzieremo i meccanismi sociologici e psicologici su cui si basa, ovvero la regola del contraccambio e il principio di reciprocità. Addentrandoci nell'argomento, permettetemi di porvi un breve quesito. Quando vi viene offerto qualcosa, che sia un regalo, un aiuto, un consiglio o semplicemente un po' di tempo dedicatovi, una volta averlo ricevuto, vi capita di percepire dentro di voi una qualche forma di obbligatorietà nel ricambiare quanto prima questo gesto, spingendovi a donare a vostra volta qualcosa al vostro benefattore del momento? La risposta, lo dico fin da subito, sarà molto probabilmente di carattere affermativo. Trattasi infatti di una domanda retorica. Ecco, il meccanismo che porta tutti a tendere di provare, di più che meno, questa sensazione nei riguardi di un dono ricevuto si chiama principio di reciprocità ed è il prodotto della regola del contraccambio, una strategia comportamentale legata a un fattore evolutivo intrapreso dalla nostra specie durante i suoi albori. Come già accennato precedentemente in alcuni video dell'Ascito, uno dei segreti del successo dell'Homo sapiens nella scalata verso il primo posto sul podio della dominanza sulle altre specie animali è stato l'atto di riunirsi in una comunità di individui, in cui valeva l'equivalenza più uguale meglio, nella quale ognuno svolgeva un compito preciso mirato al benestare della collettività, che conseguentemente offriva benefici vantaggiosi anche al singolo. Ma l'atto in sé del riunirsi in un gruppo presentava un iniziale aspetto potenzialmente sconveniente per i membri che lo componevano: la paura di mantenere un impegno e spendere energie senza serbare alcuna certezza o garanzia in merito all'eventualità che ogni altro componente facesse altrettanto. Allora ecco che si instaurò la regola del contraccambio in quanto soluzione accomodante a questa titubanza. Come conseguenza della necessità di promuovere lo sviluppo di relazioni reciproche tra individui, in modo che ognuno di essi potesse prendere l'iniziativa senza paura di rimetterci in termini di sforzi e materie prime, si è diffusa la tendenza tra gli esseri umani a contraccambiare quello che uno donava all'altro come implicito obbligo di sopravvivenza.
Le relazioni reciproche offrono grandi vantaggi alle culture che ne favoriscono lo sviluppo e il consolidamento, cosicché le pressioni a livello sociologico per garantire il rispetto nonché il buon funzionamento della regola del principio di reciprocità saranno percepite con particolare rilevanza da tutti, in maniera trasversale tra le varie fasce e classi dei membri che vanno a comporre un gruppo sociale. Questa strategia evolutiva ci ha permesso, in quanto specie, di mantenere pianta stabile nell'apice della catena alimentare, nonché di compiere progressi tecnologici e culturali in maniera collettivamente diffusa fino alla data presente. L'antropologo francese Marcel Mauss già descriveva all'interno della sua opera intitolata Saggio sul dono, forma e motivo dello scambiare nelle società arcaiche, pubblicata nel 1924, la rete di pressioni sociali che circonda il processo di offerta di doni presente nelle culture umane, affermando di come esiste un obbligo di dare, un obbligo di ricevere e un obbligo di sdebitarsi. Ed è proprio questo obbligo di sdebitarsi a costituire l'essenza dell'efficacia nel funzionamento del principio di reciprocità, tanto da diventare una parte fondamentale e, soprattutto, inconscia del processo di ragionamento adottato dalla nostra mente. Il professore psicologo Robert Cialdini spiega come, nell'ambito dell'antropologia, studiando i comportamenti e le tendenze dei vari gruppi sociali e gerarchici ubicati in ogni area geografica che è stata in un modo o nell'altro abitata dall'essere umano e compiendo studi approfonditi sulle testimonianze storiche rinvenute, si sia giunti alla conclusione di quanto la regola del contraccambio e il senso di obbligatorietà che la permea manifesti una presenza praticamente assoluta e univoca in qualunque forma di cultura umana mai esistita fin dai primordi della specie. La sua diffusione è tale che, dopo studi approfonditi, una buona parte della comunità dei sociologi, tra cui spiccava il professor Alvin Goldner, sono arrivate ad affermare che non esista alcuna forma di società umana che non condivida questa norma. Essi suggeriscono quanto un sistema sviluppato di obblighi reciproci sia divenuto a tutti gli effetti una caratteristica peculiare della nostra specie che ci identifica in quanto esseri umani. Impiegando le parole del paleontologo Richard Leakey, in tal senso, noi siamo umani perché i nostri progenitori hanno imparato a spartirsi il cibo e le rispettive abilità in un intreccio di obblighi reciprocamente riconosciuti. Lo stesso professor Goldner portava come esempio del principio di reciprocità l'uso che veniva fatto del cosiddetto Vartan Banji, un costume simboleggiante lo scambio di doni, diffuso in certe zone del Pakistan e dell'India. Citando testualmente le sue parole, è degno di nota che il sistema impedisca con cura l'eliminazione totale degli obblighi. Così, in occasione di un matrimonio, gli ospiti, al momento di congedarsi, ricevono in dono dei dolci. Mentre li distribuisce, la padrona di casa recita, per esempio, «Questi cinque sono i tuoi», intendendo «Questi sono per ripagare quello che mi hai dato in precedenza». E poi ne aggiunge una porzione supplementare, aggiungendo «Questi sono i miei». Alla prossima occasione riceverà in cambio un dono corrispondente a questi, con un'aggiunta che a sua volta dovrà contraccambiare, e così via. Cialdini inoltre cita anche gli antropologi culturali Lionel Tiger e Robin Fox, affermando di quanto questi due studiosi considerino questa tendenza all'indebitamento come un meccanismo adattivo esclusivamente umano, che ha favorito lo sviluppo di una divisione, nonché una conseguente specializzazione, dei compiti lavorativi tra i vari soggetti, dando il via allo scambio di beni e servizi diversi tra di loro, portando alla creazione di un fascio di interdipendenze che ci accomuna in un complesso sociale piuttosto efficiente, in termini di adattamento e sopravvivenza. Tiger e Fox evidenziano in aggiunta l'importanza che riveste l'atto di progettare in che modo gestire l'entità dei propri sforzi sulla base di una prospettiva orientata verso il proprio futuro nel rafforzare il senso di obbligatorietà intrinseco alla regola. L'unione di questi aspetti favorisce la produzione di quei progressi sociali in cui noi esseri umani siamo riusciti a distinguerci fino a questo momento, non senza incorrere in grosse difficoltà e abusi autolesionisti, fa ovviamente sottolineato. L'evoluzione della nostra specie si ebbe grazie a questo senso diffuso e profondamente condiviso di obblighi per il futuro comunitario, in quanto significava che una persona poteva offrire un bene, che fosse di natura alimentare, sanitaria, lavorativa e quant'altro, ad un'altra, potendo contare sulla possibilità che in un momento successivo questa stessa offerta le sarebbe stata ricambiata. Il dono non sarebbe andato perso, non del tutto almeno. Da esso sarebbe stato possibile ottenere qualcos'altro. La possibilità di favorire l'iniziativa in un individuo di offrire per primo qualcosa all'altro permise di elaborare e coordinare sistemi di assistenza, donazioni, difesa e commercio, portando enormi vantaggi alle società che li avevano sviluppati.
Non stupisce pertanto constatare quanto la regola del contraccambio sia divenuta col passare del tempo così rigidamente ritualizzata, come nel caso del matrimonio citato poc'anzi, adattandosi a ogni frangente delle nostre culture d'appartenenza e radicandosi così profondamente in noi attraverso il processo di socializzazione cui siamo tutti inevitabilmente sottoposti. Dato l'enorme peso che la reciprocità ha nei nostri sistemi sociali, siamo stati condizionati a sentirci a disagio quando ci ritroviamo in obbligo verso qualcuno. Nel caso che ignorassimo con disinvoltura la necessità di ricambiare un favore, ecco che la sequenza reciproca sarebbe interrotta brutalmente e il nostro benefattore difficilmente ci farebbe ancora altri favori del genere in futuro. Questo genere di atteggiamenti non si dimostra essere affatto nell'interesse del sistema sociale. Così veniamo educati fin da piccoli a mal sopportare un dono non ricambiato. Una persona che viola la regola del contraccambio, accettando qualcosa senza cercare di ricambiarla, è attivamente condannata dal gruppo. Esistono delle eccezioni a questo, ovviamente. Per esempio, quando il contraccambio viene impedito dalle circostanze o dall'incapacità. Ma, generalmente, viene manifestata un'autentica forma di antipatia per chi non rispetta i dettami di questa regola. Cialdini rimarca la constatazione di quanto quella dell'ingrato e dello scroccone risultino essere delle etichette sgradevoli, il cui solo pensiero di venire associati a esse provoca sconforto, tanto da indurci ad accettare talvolta di eseguire uno scambio ineguale pur di evitarle a qualunque costo. Combinate insieme, la realtà del disagio interiore e la possibilità della vergogna all'esterno possono comportare un grave costo psicologico. Così come, secondo la ricerca antropologica condotta dallo staff dello psicologo Kenneth Gerner, pubblicato nel 1975 sul Journal of Personality and Social Psychology, è intitolato Obbligo, donazione di risorse e reazioni alla ricezione di aiuto in tre nazioni, non viene vista in maniera affatto benevola nemmeno la violazione inversa al principio di reciprocità, ovvero dare senza permettere all'altro di contraccambiare. La ricerca ha osservato questa tendenza contraria all'interno del contesto di tre culture diverse fra loro, nella fattispecie quella americana, quella svedese e quella giapponese, non riscontrando alcuna differenza significativa in tale approccio. Alla luce di quanto detto, posso tranquillamente confermarmi che sì, avete capito bene. Una delle premesse più importanti su cui si regge tutta l'impalcatura del concetto di società e della strategia evolutivamente stabile del riunirsi e stabilire un intreccio collettivo tra più individui risulta essere niente più che un semplice, banale e, per certi versi, illusorio atto di fede. Una fragile credenza dall'esito incerto regge il funzionamento di tutto il nostro apparato collettivo. Quando si parla di equilibrio precario, non stupisce affatto che, in tal senso, qualcosa di così diffuso e radicato nell'inconscio collettivo, come risulta essere il principio di reciprocità, sia stato implementato nelle tecniche di propaganda e venga quotidianamente impiegato dai persuasori per avanzare richieste e ottenere benefici a discapito delle vittime a cui le richiedono. Basti pensare al settore della politica, in cui tale regola si traduce nell'assai noto costume dello scambio di favori, o a quello commerciale, nel quale non è raro impiegare strategie promozionali come quella del campione gratuito, in cui si innesca la risposta automatica di acquiescenza dovuta alla regola del contraccambio, offrendo la prova gratuita e senza impegno di una porzione del prodotto al cliente che, spinto involontariamente dal principio di reciprocità, nella maggior parte dei casi finirà col restituire il favore comprando almeno una piccola parte del suddetto prodotto presentato. Quest'ultimo risulta essere un esempio di favori non richiesti, sul quale tuttavia il principio continua a essere egualmente valido a far sentire in debito coloro verso cui viene fatto. Di esempi del genere parleremo più avanti nel corso della puntata. Considerando le parole spese in merito all'atteggiamento di fuga che si manifesta nei confronti dell'essere associati alla sfera dell'ingratitudine, non è tanto strano che spesso si tenda a restituire più di quanto si abbia effettivamente ricevuto, sotto il buon nome della reciprocità. A tal proposito, un esperimento condotto all'Università di Pittsburgh dalle psicologi Martin Greenberg e Solomon Shapiro, i cui risultati vennero poi pubblicati nel 1971 in un articolo presso l'American Sociological Association col titolo di Indebitamento, un aspetto avverso della richiesta e della ricezione di aiuto, riuscì a dimostrare come l'individuo medio cerchi di evitare di chiedere un favore di cui ha bisogno se prima non risulta essere sicuro di essere in condizione di poterlo ricambiare, poiché il costo psicologico può finire col sovversivo la perdita materiale e il rischio associato a una perdita può persuadere alcune persone a declinare offerte e favori verso i quali provano di avere un'incapacità nel contraccambiarle. Proprio in merito a questo peculiare aspetto psicologico, personalmente ne sono rimasto colpito perché risulto essere anche io uno di questi individui che, nonostante si trovino in alcune situazioni nelle quali sarebbe necessario l'aiuto di un'altra persona per riuscire a dipanare il problema che hanno avuto modo di incontrare,
preferiscono cercare di affrontare le difficoltà per conto proprio, piuttosto che chiedere aiuto al prossimo. Prima di imbattermi in questa ricerca, mi ero sempre chiesto come mai tendessi, alle volte, anche in maniera piuttosto cocciuta e testarda, a evitare di chiedere aiuto a qualcuno, che fossero i miei genitori, i miei amici o dei colleghi, pur avendone disperatamente bisogno, visto soprattutto che non dimostro di avere alcuna forma di limitazione di orgoglio personale a frenarmi. Una volta compreso quanto fossi spinto ad agire in questo modo dalla mia percezione inconscia nel non trovarmi nella posizione di essere in grado o addirittura, in specifici casi, nel non voler affatto contraccambiare in un secondo momento il favore che avrei potuto chiedere a qualcuno, ho preso atto di questo aspetto della mia personalità, avendo avuto così modo di scoprire una caratteristica in più di me stesso. Essendo sempre stato, da che ho modo di ricordare, un soggetto propenso a raggiungere un certo livello di indipendenza individuale, ho subito trovato modo, una volta letta la ricerca, di contestualizzarvi all'interno anche questa mia inclinazione nel rifuggire le richieste di aiuto. Apparentemente tendo a evitare inconsciamente tutto ciò che potrebbe provocarmi una dipendenza irreversibile, come ciò che mi porta a provare un senso di indebitamento perenne. Ma chiudiamo per ora questa piccola parentesi personale e torniamo a concentrarci su come questo principio, rivelatosi essere tanto fondamentale nello sviluppo della nostra specie, possa tuttavia ritorcersi contro i singoli individui che la compongono. Il fatto che esista una forte pressione sociale nello spingere a contraccambiare i doni, anche quelli non desiderati, può dar luogo a fenomeni piuttosto deleteri. In una ricerca condotta dagli psicologi William Henry George, Susan Gornick e Mary McAfee, e pubblicata nel 1988 sul Journal of Applied Social Psychology, sotto il titolo di Percezioni della sessualità femminile post-bevuta, effetti di genere, scelta della bevanda e pagamento della stessa, si è indagato sul meccanismo che porta a percepire, da parte di alcuni uomini, ma anche donne, in maniera diversa la disponibilità sessuale degli esponenti di sesso femminile dopo che a queste veniva offerto da bere in un locale. Le donne spesso riferivano di provare uno sgradevole senso di obbligo nei riguardi degli uomini da cui ricevevano l'offerta di una bevanda, così come costosi regali o l'invito a cena in locali eleganti. Anche una piccola attenzione, come pagare da bere, risulta essere in grado di scatenare l'esigenza di reciprocità. Se una donna consente a un uomo di offrirle da bere, invece di pagare di proprio conto, viene immediatamente giudicata, sia dagli uomini che dalle donne stesse, come sessualmente più disponibile verso i confronti di costui. A causa di questo senso di obbligatorietà, alcune di queste donne hanno finito con lo scegliere di non accettare a priori qualunque tipo di offerta le venisse fatta, anche la più innocente, onde evitare di dover poi sentirsi costrette a ricambiare in qualche modo il benefattore. Da questo semplice esempio possiamo subito capire dove vadano a parare i propagandisti che sfruttano la regola del contraccambio per adempiere ai propri fini, proprio sulla percezione di obbligatorietà inconscia che essa ci infonde. Poiché, come già accennato all'inizio, l'obbligo di sdebitarsi costituisce l'essenza della regola, allora è il conseguente obbligo di ricevere a rendere così facile la possibilità di sfruttare intenzionalmente il meccanismo da parte dei persuasori. Non ha importanza quanto il dono che ci viene fatto, oltre a essere non richiesto, non sia di nostro gradimento. Nonostante questo, il principio di reciprocità si dimostra essere non di meno efficace e perciò sfruttabile. Per di più, la regola in sé non tiene conto dell'equità dell'entità degli scambi. I piccoli favori spontanei producono spesso in contraccambio favori più grandi a causa della sollecitazione di quella sensazione poco piacevole che risulta essere il sentirsi in debito con qualcun altro. Proprio a questo proposito, il professor Cialdini ci porta all'attenzione del noto movimento religioso degli Hare Krishna, i cui membri, noti per il loro vestiario composto da una tunica color arancio, ghirlande e scialli, nonché per l'intonazione di canti e balli a suon di tamburo, a partire dagli anni 70 cominciarono a sfruttare proprio la regola del contraccambio per ottenere sempre più offerte con le quali aumentare il capitale accumulato dalle varie sedi del movimento, dislocate in tutto il territorio statunitense. In particolare, sceglievano di sostare in luoghi come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, che offrivano l'opportunità di incontrare flussi di persone sempre nuove e soprattutto che sono soliti andare di fretta. E quando individuavano delle persone, li si avvicinavano, porgendo loro un dono. Una copia del testo sacro in uso dalla setta, una copia di un numero dalla rivista della setta, o molto più spesso un semplice fiore. Quando questi malcapitati cercavano di rifiutare, gli adepti insistevano con forza di accettare il dono offerto. Una volta che la vittima si decideva ad accettare ciò che le veniva dato, ecco che scattava la richiesta d'offerta. So che vi sembrerà strano, ma l'atto dei membri del movimento di comportarsi da finti benefattori ha fruttato alla Hare Krishna Society un patrimonio complessivo ammontante in templi, aziende, immobili e terreni situati in 321 centri degli Stati Uniti e in altre aree del mondo.
I seguaci di questa setta compresero l'importanza inconscia del principio della reciprocità e ogni volta che donavano un oggetto dal valore insignificante ai pendolari che fermavano, queste vittime accettavano più volentieri di donare loro qualche dollaro proprio perché spinti da quella sensazione di obbligatorietà e di indebitamento che caratterizza tale meccanismo mentale. Cialdini aggiunge che, una volta pagata l'offerta ed essere stati finalmente lasciati in pace dagli adepti dell'Hare Krishna, era uso comune di questi affrettati pendolari buttare i fiori o le riviste ricevute nei cestini delle stazioni in cui stavano sostando e che poi alcuni dei religiosi andavano periodicamente a setacciare queste suddette pattumiere per riprendersi i doni che sapevano benissimo sarebbero stati con molta probabilità rigettati da chi aveva già pagato prima loro l'offerta, così da riutilizzarli nuovamente per adoperare la tecnica di persuasione con un'altra vittima. In questo modo riciclavano gli oggetti donati e malcapitati precedentemente incontrati, ottenendo benefici praticamente a costo zero, senza la necessità di perdere effettivamente alcunché. Ovviamente, dopo vario tempo, le persone cominciarono a capire più o meno che vi era un trucco nei loro metodi e evitare del tutto il contatto con questi questuanti vestiti in toga. Al che, tali approfittatori presero l'abitudine di travestirsi con abiti civili, o consoni a particolari festività, per esempio nel periodo natalizio da Babbo Natale o da aiutanti elfi, per non essere immediatamente riconosciuti. Tale gesto e i conseguenti comportamenti molesti che generalmente ne seguivano, tuttavia, non gli valsero altro che una nomea sempre meno invidiabile e lo status di persone non gradite da pressoché qualunque aeroporto e ferrovia della nazione, dai quali gli venne conseguentemente vietato in maniera categorica di entrarvi, finendo, nei casi più estremi, con l'arresto coatto da parte delle autorità locali. Gli Hare Krishna, con queste loro operazioni di persuasione, dimostrarono come la sorpresa si rivelì essere un fattore estremamente funzionale nel riuscire a veder soddisfatta una richiesta avanzata. Quei pendolari, colti di sorpresa dal loro dono e dall'avanzamento successivo di una richiesta di offerta monetaria, erano portati spesso ad accettarla perché momentaneamente incerti sul da farsi e quindi facili da influenzare. Quella del principio di reciprocità si dimostra essere l'esempio perfetto di strategia evolutiva che, col passare del tempo, è finita col divenire un punto estremamente debole della psiche umana, facilmente stuzzicabile dai propagandisti per suscitare uno stato mentale di acquiescenza nelle proprie vittime. E quello che colpisce di più di questo fenomeno è che la regola del contraccambio, nella sua forma generale, stabilisce soltanto quanto una persona che ci dona qualcosa abbia diritto a essere ricambiata con un'azione simile, ma non definisce alcuna misura nel caso la richiesta avanzata superi di valore l'offerta ricevuta. La regola, incredibilmente, funziona in egual misura anche sotto questa eventualità. Nonostante il dono fattoci sia di poco valore rispetto alla successiva richiesta che ci è stata avanzata, siamo ugualmente portati ad esaudirla dall'assai familiare sensazione di debito e obbligatorietà nei confronti del richiedente che in precedenza si è comportato da benefattore, seppur in maniera risicata. Gli Hare Krishna precedentemente osservati ce lo dimostrano bene. I fiori buttati nel pattume erano un dono insignificante rispetto ai dollari offerti in seguito al loro dono. Ma il discorso vale anche per i venditori che propongono il campione gratuito. Quanto volete che costi un cucchiaino di miele o gelato fatto provare al cliente in confronto al prezzo del vasetto o della coppetta che poi sarà portata ad acquistare? Per non parlare del piano politico, il voto di un elettore che può garantire con esso a un candidato di accedere, anche parzialmente, alle stanze del potere e a tutto ciò che ne consegue, vi pare abbia lo stesso valore della porzione gratuita di maccheroni o di vino che vi servono nelle riunioni di campagna elettorale, o addirittura l'accettazione della banale richiesta di mettersi in posa per un fugace scatto fotografico in vostra compagnia? Senza considerare il campo finanziario, in cui gli imprenditori sono soliti concludere i loro affari e far firmare i contratti d'affari a cui sono interessati, portando il cliente... dove? Ma in ristoranti sfarzosi e locali che favoriscano il rilassamento, ovviamente. A quel punto il cliente a cui è stato offerto un così piacevole trattamento non potrà certo non ricambiare firmando il contratto propostole. Sembrano insensatezze, ma ahimè, funzionano e come. Noi esseri umani non ci dimostriamo essere affatto entità di pura ragione e logica, come l'utopico quanto illusorio pensiero illuminista desiderava dipingerci. E come ancora oggi qualche propagandista, in alcuni casi volto noto della rete, tende ad avanzare ai suoi sostenitori per spingerli a sostenere le sue posizioni opportuniste e che portano beneficio esclusivamente a lui. Come detto, per quanto concerneva la fase precedente relativa alle pratiche di stabilire un legame di fiducia da parte del persuasore, anche in questo caso, per evitare di cadere vittime delle tecniche che applicano il principio di reciprocità, è necessario essere coscienti dell'esistenza di questo meccanismo mentale e del suo funzionamento. Ogni qualvolta uno sconosciuto o una persona con cui avete avuto generalmente poche interazioni vi offre qualcosa, tenete a mente che in cambio potrebbe chiedervi di restituire il favore avanzandovi una richiesta per cui prova un particolare interesse.
Cercate di capire se la richiesta abbia lo stesso valore, la stessa rilevanza e lo stesso peso del dono che vi è stato fatto e soprattutto se risuoni con ciò che ritenete essere personalmente giusto oppure no. Cercate di mantenere una certa soglia di attenzione e di studiarne le gestualità mentre vi viene offerto il dono. Come ho già avuto modo di esaminare nella trattazione sul concetto di convenienza che ebbi modo di affrontare un po' di tempo fa qui sull'ascito, risultano essere veramente più uniche che rare le occasioni in cui si ha modo di riceverne uno la cui offerta sia motivata da un'intenzione effettivamente incondizionata. Quindi la prossima volta che vi trovate in stazione e vi si avvicina il solito questuante che vi propina la scusa di aver bisogno di qualche centesimo di cui risulta essere sempre accidentalmente sprovvisto per acquistare il fantomatico biglietto per il treno su cui dovrebbe imbarcarsi, provate a condurre un piccolo esperimento. Dateli qualche spicciolo d'avanzo di poco conto, come da esso richiesto, e poi, subito dopo avergli dato l'offerta, senza perdere tempo, chiedeteli di restituirvi in qualche modo il favore. Che sia con una gomma da masticare, una sigaretta, un'informazione, la richiesta di aiutarvi a trasportare il bagaglio, non ha importanza, qualsiasi cosa andrà bene. E non preoccupatevi se poi non andrete a usufruire del dono ricevuto. Sarà soltanto un esperimento, nonché un modo per controbattere in maniera assolutamente normale la sua iniziale richiesta. Vi assicuro che la prima volta che lo farete l'individuo preso in esame si sentirà portato a esaudire la vostra richiesta e che poi ogni qualvolta dovesse rivedervi in stazione non vi richiederà più nulla. Anzi, probabilmente cercherà proprio di non incrociare la vostra persona perché inconsciamente vi identificherà come la possibile causa capace di produrre in essi nuovamente la sensazione di dover sottostare all'obbligo di reciprocità. E chi fa il questuante insistente, invasivo, generalmente non apprezza l'eventualità di dover scambiare qualcosa di suo per l'offerta che cerca di ottenere, che sia pure il solo dedicarvi del tempo in più del necessario. Che sia chiaro, però, va bene usarla come deterrente in casi come questi, perché rispondete al fuoco col fuoco e soltanto per un momentario episodio, ma non finite con l'abusarne, perché finireste col diventare voi stessi dei manipolatori. Occhio a non finire nella parte della barricata da cui state cercando di allontanarvi, eh? La regola del contraccambio si dimostra essere in qual modo efficace anche con l'offerta di concessioni, ovvero l'atto di offrire qualcosa a determinate condizioni. Questa modalità viene impiegata con frequenza particolarmente alta nel settore commerciale, in cui la regola viene applicata cercando di stimolare l'obbligo di fare una concessione al venditore che ce ne ha già fatta una. Si passa dal rifiuto all'accettazione, quando dalla richiesta più grossa ci si sposta a una più piccola, anche se in realtà non si è interessati né all'una né all'altra delle offerte che ci si trova davanti e non si nutre la benché minima inclinazione favorevole verso il prodotto in sé. La tendenza a ricambiare una concessione, tuttavia, non è tanto forte da funzionare invariabilmente in tutti i casi su chiunque. Perché si sente l'obbligo a ricambiare la concessione? La risposta sta ancora una volta nei benefici che una tendenza del genere comporta per l'organizzazione sociale. È nell'interesse di qualunque gruppo umano che i suoi membri lavorino insieme per la realizzazione di scopi comuni. Tuttavia, in molte interazioni sociali si parte con esigenze e pretese reciprocamente inaccettabili, cosicché la società deve fare in modo che queste iniziali richieste incompatibili vengano messe da parte a vantaggio della cooperazione. Questo si ottiene attraverso procedure che favoriscano il compromesso. E le concessioni reciproche vi hanno una parte molto importante. Come nel caso dei favori, doni o aiuti, anche qui l'obbligo di ricambiare assicura che il primo a offrire una concessione non verrà generalmente sfruttato da chi la riceve. Dopotutto, se non ci fosse un obbligo sociale a ricambiare la concessione, chi sarebbe disposto a fare il primo sacrificio? Rischierebbe di rinunciare a qualcosa senza avere nulla in cambio. Invece, con questa regola in vigore, possiamo tranquillamente fare il primo passo, che l'altro è tenuto a ricambiare. E, poiché la regola di reciprocità governa il processo di formazione dei compromessi, si può utilizzare una concessione iniziale nell'ambito di una tecnica di persuasione in campo commerciale particolarmente subdola, che il professor Cialdini ha denominato come ripiegamento dopo il rifiuto. Ma per poter parlare nel dettaglio di questa manovra, occorrerà prima conoscere il funzionamento di un altro meccanismo mentale, che, al pari della regola del contraccambio, deriva da una strategia evolutiva intrapresa dai nostri predecessori. Si sta parlando della cosiddetta regola del contrasto, che esamineremo nella prossima puntata del podcast. Per oggi terminiamo qui con l'esposizione. Come sempre, ringrazio tutti coloro che sono rimasti in ascolto con attenzione fino a questo momento, porgendovi un sentito saluto. A risentirci al prossimo mercoledì con una nuova puntata del podcast. Rammentate sempre, chi di persuasione ferisce, di coscienza perisce.